Gianmarco Ianuale, un felicissimo ritorno. Avevi lasciato la Vasto Basket nell'estate del 2019 con la vittoria del campionato di C-Silver in una finalissima con Mosciano, che è ancora nella mente felice di tanti ricordi dei pastesi. Ora però c'è un'altra stagione. Cosa ti ha spinto a dire di nuovo sì ai colori biancorossi? Allora, io quando ho lasciato questa città l'ho lasciata appunto col sorriso, con tantissimi bei ricordi, e sono ancora più felice di dire che tornando qui dopo 5 stagioni appunto sembra di averla lasciata l'anno scorso e di essere tornato nel secondo anno consecutivo qui, perché i volti familiari mi hanno accolto come mi aspettavo, e i volti nuovi sono, seppur pochi, sono stati comunque subito propensi al dialogo, al fare gruppo. Quindi secondo me questa sarà la forza di questa squadra. A 27 anni torni con maggior esperienza rispetto allo Ianuale del 2019, cosa sei pronto a dare? Ah, diciamo che sono venuto qui con delle idee chiare, con ciò che sia l'allenatore che la dirigenza si aspetta da me, e non posso dire altro che sono pronto per mettere in atto questi 5 anni di carriera passati in giro per l'Italia, di nuovo a disposizione della Vasto Basket. Coach Cazzorla lo hai avuto da avversario in questi primissimi giorni di preparazione, che allenatore stai conoscendo? No, più che conoscendo, che avevo già un'idea, perché l'ho conosciuto tra virgolette da avversario, e le sue squadre erano la reincarnazione di quello che è un po' il suo stile di gioco, la sua idea di pallacanestro, che a me piace molto. Mi piace molto appunto il coinvolgere tutti i giocatori in campo, la difesa forte, le transizioni con cui andiamo poi in attacco, è tutto ciò che secondo me, meccanizzandolo e facendolo nostro durante questo precampionato, ci può essere molto d'aiuto. Nel 2019 abbiamo detto la vittoria del campionato di C-Silver, nel 2024 dovrà essere la vittoria del campionato della nuova Serie C. Certo, perché l'obiettivo di questa squadra è quanto prima ritornare dove le appartiene, cioè la Serie B. È una squadra storica che appunto ha costruito questa squadra con delle idee ben chiare che mi sono state comunicate, e non vedo l'ora di metterle in atto.